Dichiaro aperta la seduta del question time. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento interno, il consigliere proponente ha la facoltà di illustrare l'interrogazione per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante della Giunta per non più di 3 minuti. Successivamente l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha il diritto di replicare non più di 2 minuti. Ricordo inoltre che le interrogazioni all'ordine del giorno sono state elencate nell'ordine di presentazione. Faccio presente che la Giunta regionale, con nota del 9 marzo, ha chiesto il rinvio della discussione di interrogazione della firma della consigliera Muscarà, registro 127/2, per approfondimenti istruttori. Passiamo all'interrogazione 104/2, avendo oggetto chiarimenti urgenti circa l'adempimento progettuale delle nuove normative antisismiche del Policlinico di Caserta, al firma del consigliere Giampiero Zinzi. Concedo la parola al consigliere Zinzi. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Allora, oggi la farò breve perché la questione è annosa ed è nota a tutti. Parliamo del Policlinico di Caserta. Dal momento che sul mio territorio siamo tutti speranzosi che l'opera si completi presto, perché per come era stata pensata è la più grande opportunità per la provincia di Caserta, non solo in ambito sanitario ma anche in tema di sviluppo, e allora sono qui ad interrogare la Giunta chiedendo due cose molto semplici. Dal momento che il Presidente De Luca è venuto più volte ad inaugurare la struttura, impegnandosi anche a definire un termine entro il quale sarebbe stata completata, io ricordo nel 2017, per citarne una, la più famosa, alle Iene dichiarò che nel 2020 si sarebbero completati i lavori e avremmo avuto il policlinico funzionante. Siamo nel 2022 e i lavori sono ancora probabilmente al palo, e soprattutto notizie giornalistiche ci dicono che ci siano problemi di adeguamento antisismico, per cui ci vorranno altri milioni di euro, c'è chi ipotizza addirittura più di 100 milioni di euro per il completamento. Allora, quello che noi vogliamo sapere, al netto del ruolo della Regione Campania che conosciamo, ma sul piano politico il Presidente De Luca se l'ha intestata e quindi ci deve delle risposte, intanto quante risorse la Regione Campania ha inteso appostare per il completamento del Policlinico? Sappiamo che il piano ospedaliero sanitario regionale prevede risorse stanziate per tantissimi presidi e non vi è traccia del Policlinico, se non per i famosi 50 milioni citati più e più volte, ma che non risolvono il problema dello stallo. E soprattutto, qual è il cronoprogramma, atteso che la data del 2020 era un sogno, lo sapevamo, ed è abbondantemente superata, e quindi la Regione Campania vogliamo che ci dica quando avremo finalmente il nostro Policlinico Universitario di Caserta funzionante. Grazie. La parola all'assessore Marchiello. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Allora, i quesiti sono l'entità delle risorse aggiuntive, riapertura del cantiere e cronoprogramma. In merito ai quesiti, la Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario ha rappresentato: per le risorse aggiuntive promesse, il finanziamento dell'opera ammonta a 206.582.759 euro e sono ripartiti 137.721.839 sono della legge 67/88, l'articolo ex articolo 20, di cui 130.508 euro sono il 95% a carico dello Stato, e 6.868.876, dal 5%, sono a carico della Regione, tutti i soldi già appostati. Poi ci sono 69.205.224 che sono a carico del MUR. L'importo di 137.721 è incluso nell'accordo di programma per edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico seconda triennalità, sottoscritto in data 28 dicembre del 2000. Rimodulato con delibera 4848 del 25 ottobre 2002. A questo importo originariamente previsto si è aggiunto un nuovo finanziamento incluso nell'accordo di programma di edilizia sanitaria terza fase, completamento per l'acquisto delle apparecchiature per la costituzione del parco tecnologico, di 25 milioni di euro, di cui 23 milioni 750 mila a carico dello Stato e il 5% 1 milione 250 mila a carico della Regione Campania. Per quanto concerne i tempi di apertura del cantiere,
Il cantiere è già stato aperto da oltre un anno e i lavori stanno proseguendo. Riguardo al cronoprogramma, questo è dichiarato dal RUP ovviamente, l'architetto mi pare Patitucci, che è un'ottima persona. Riguardo al cronoprogramma per il completamento del policlinico, da notizie acquisite e riferite dal responsabile unico del procedimento e dal direttore dei lavori, emerge che i lavori per il polo didattico termineranno in primavera prossima. Per il blocco sanitario i lavori proseguono e sono oggetto di valutazione da parte dell'azienda ospedaliera eventuali esigenze per adeguarlo alle nuove norme sanitarie e tecniche. Quindi una parte si completa, la parte didattica, l'altra è in lavorazione. Consigliere Zinzi per una brevissima replica. Grazie. Sì, assessore, non posso ritenermi soddisfatto nonostante il suo garbato impegno nel risponderci, atteso che non è chiaro quando si completerà l'opera e soprattutto non è chiaro quanto la Regione Campania intende intervenire, in che misura per l'adeguamento antisismico, che pare essere il reale problema o il principale problema dello stallo. Quindi tornerò ad interrogarla sul tema sperando di avere delle risposte di dettaglio migliori. Grazie. Grazie. Passiamo all'interrogazione Registro Generale 123/2, tutela della bufala mediterranea italiana e la mozzarella in provincia di Caserta, a firma del consigliere Massimo Grimaldi. Concedo la parola a Massimo Grimaldi. Prego, Grimaldi. Allora, premesso che a differenza di quanto sostenuto dal governo regionale, i dati ufficialmente resi, pur già dimostrando l'assoluto fallimento delle politiche regionali di eradicazione della brucellosi bufalina e della TBG bovis nel casertano, risultano ancora gravemente carenti in ordine alla perimetrazione degli interventi di abbattimento dei capi bufalini su ordine delle autorità sanitarie regionali, che in ordine ai dati relativi agli indennizzi stanziati, peraltro assolutamente insufficienti a riparare i danni subiti dagli allevatori, risulterebbero gravi e inspiegabili ritardi nell'erogazione del contributo stesso, che in relazione al kit diagnostico che hanno determinato per ben 10 anni la presunzione di infezioni inesistenti, buon senso avrebbe dovuto suggerire la sospensione dei kit utilizzati, in particolare per la rilevazione della TBC bovis, peraltro non ancora validati per le bufale mediterranee dal produttore, né dall'OIE, che è la massima autorità mondiale della sanità animale, che anche dalla circostanza avrebbe dovuto suggerire l'applicazione del contraddittorio diagnostico con gli allevatori prima degli abbattimenti, che è assolutamente priva di buonsenso l'esecuzione diagnostica prevista dal DGR 207, per la quale se almeno un capo bufalino è positivo al gamma interferone, anche tutti i capi sospetti vengono macellati senza alcuna riprova, che grazie alle denunce penali presentate dagli allevatori bufalini sono stati finalmente resi noti i dati degli ultimi 10 anni da parte dell'ASL casertana in relazione agli accertamenti fatti dai servizi veterinari dell'ASL e dall'Istituto Zooprofilattico di Portici sugli organi prelevati ai macelli degli animali abbattuti per brucellosi e per TBC bovis, e che dai dati rilevati emerge una vera e propria ingiustificata mattanza di almeno 1000 animali sani, vittime di regole e metodi sbagliati. Dai dati diffusi in seguito appunto alle denunce del casertano, lo scorso dicembre 2021, nuove e più articolate denunce da parte degli allevatori sono state consegnate alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e alla Corte dei Conti di Napoli, che il caso casertano è stato in più occasioni al centro dell'attività ispettiva e politica istituzionale del Parlamento, del Parlamento europeo e della Commissione europea, e anche con denunce politiche sottoscritte da alcuni membri del Parlamento europeo, che l'intera vicenda, seguita oltre dalla magistratura penale e contabile anche dai media nazionali e regionali, è stata caratterizzata negli ultimi 10 anni dall'assoluta e sospetta mancanza di trasparenza.
Si chiede di sapere per quale ragione, pur registrando dal 2019 ad oggi l'abbattimento di oltre 100.000 capisani e la chiusura di oltre 230 aziende bufaline casertane, non si è ritenuto opportuno e doveroso procedere alla revoca del piano regionale di eradicazione della brucellosi e della TBC delle bufale del casertano, adottato nel 2019, nonché degli incarichi apicali sia dell'Istituto Zooprofilattico che dell'ASL affidate per la realizzazione del piano, e quali sono le ragioni per le quali non si è ancora proceduto alla redazione di un piano che partisse proprio da un ripensamento radicale della fase diagnostica, della prevenzione e dell'autocontrollo, con la partecipazione degli allevatori agli accertamenti diagnostici, privilegiando invece l'attività repressiva piuttosto che di monitoraggio e di sorveglianza di eventuali fenomeni patologici, e se non si ritenga opportuna una riscrittura ex novo della programmazione in una logica di reale partecipazione e condivisione degli allevatori, al fine di tutelare l'intero settore produttivo, il suo indotto e l'intero territorio, piuttosto che le speculazioni di rete nazionale e multinazionali di filiera. Prego, Assessore Marchiello. Grazie, Presidente. Allora, il consigliere ha fatto una serie di quesiti. Sono 7 quesiti. Io non leggo la parte iniziale perché anche la risposta è molto corposa, e quindi poi a disposizione del consigliere un fascicoletto, e mi limito a leggere i riscontri che sono stati forniti dalla direzione. Però ripeto, è una risposta molto complessa. I riscontri sono stati riferiti dalla direzione sanità, e in merito alla richiesta di revoca del piano regionale, che sarebbe il primo quesito, di eradicazione della brucellosi e della TBC dalle bufale del casertano adottato nel 2019 e all'auspicato ripensamento radicale della fase della diagnostica e prevenzione delle patologie, fondato su un efficace sistema di diagnostica di laboratorio che consente una seria politica di prevenzione tesa da un lato a ridurre il rischio di introduzione dell'infezione negli allevamenti e dall'altro a riconoscere la presenza rapidamente, di cui ai punti 1, 2, 3 e 6 del question time, lo scorso 27 dicembre il Ministro della Salute ha comunicato il proprio assenso alla proposta finale di piano riguardante approvazione del programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive della specie bovina e bufalina in Regione Campania, ed in particolare modo all'allegato A del piano misure straordinarie da applicare per tubercolosi e brucellosi in provincia di Caserta e a tutte le zone della regione Campania identificate come aree cluster di infezione. Il nuovo piano è stato elaborato sulla scorta delle osservazioni ministeriali e agli esiti del confronto con tutte le organizzazioni di categoria. In particolare si è provveduto a modificare l'allegato A al piano, e nel nuovo piano viene sottolineato che il raggiungimento degli obiettivi è correlato alla risoluzione delle criticità dei seguenti fattori condizionanti. 1. Biosicurezza ambientale, gestione canali di bonifica. I limitati interventi sui canali di scolo delle acque reflue, unitamente alla ridotta capacità dei reggi lagni di far convogliare e defluire acque in mare, determinano, soprattutto nei periodi caratterizzati da elevata piovosità, copiosi allagamenti della superficie agricola e delle aziende, con notevole aumento del rischio di diffusione degli agenti infettivi. 2. Carenze strutturali delle aziende zootecniche ed eccessiva concentrazione delle stesse. Sono necessarie misure di sostegno, in particolare alle aziende che a seguito di stamping out intendano ripopolare. 3. Gestione dei ricorsi giudiziali proposti dai vari allevatori di aziende infette. I provvedimenti sospensivi cautelari ottenuti dai tribunali amministrativi, nonché dal Consiglio di Stato, favoriscono la diffusione del patogeno nell'ambiente rappresentato. Rappresentano di fatto un elevato rischio di diffusione dell'infezione per l'uomo e per gli animali non infetti, in quanto allo Stato le autorità competenti sono impossibilitate dal mettere in pratica tutte le misure previste e necessarie per arginare la diffusione dell'infezione da brucella. Inoltre è inserito un apposito allegato C che riguarda parametri aziendali strutturali, dotazioni aziendali impiantistiche, gestione degli effluenti, misure di biosicurezza ambientale e di stabilimento.
Nel piano è anche previsto un capitolo che riguarda il rispetto delle tempistiche per la refertazione dei campioni per brucellosi LEB IZSM ed uno relativo anche alle funzioni fondamentali della figura del veterinario aziendale. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi ed attuare misure correttive e preventive, vengono previste le seguenti attività rivolte a monitorare l'andamento del nuovo piano e verificare l'efficacia dei controlli ufficiali al fine di attuare misure correttive e preventive. Un monitoraggio semestrale, nucleo coordinato dal Ministero della Sanità, costituito dai rappresentanti del Ministero della Sanità, Regione e Istituto Zooprofilattico, Osservatorio Epidemiologico, Veterinario, Centro Nazionale di Referenza per le Brucellosi, Centro Nazionale di Referenza per la TBC, Centro Servizi Anagrafe Animali UNINA, Università ovviamente di Napoli. Tale nucleo provvederà all'elaborazione ogni 6 mesi di un report pubblico tale da rendere fruibile lo stato di avanzamento del piano a tutti gli stakeholder. 2. Monitoraggio mensile. Il nucleo coordinato dalla Regione Campania, costituito dai rappresentanti dell'Istituto Zooprofilattico, dall'OEB e dal CSN, Centro di Riferimento Regionale Malattie Animali e Centro Regionale Benessere Animali. Per quanto attiene poi alla richiesta di dotarsi di un efficiente sistema di diagnostica da laboratorio, la Direzione Generale ha rinnovato quanto già sottolineato in occasione del precedente question time. Il sistema e le modalità di diagnosi cui si ricorre in Regione Campania per la eradicazione della brucellosi sono quelle prescritte dai regolamenti comunitari e in particolare dal Regolamento Europeo di Sanità Animale 429 del 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e dal Regolamento Delegato 689 del 2020. Il nuovo piano in attuazione nel rispetto delle norme comunitarie prevede misure applicabili alle aree cluster di infezione per brucellosi e per TBC e un approccio strategico diversificato nei vari territori fondato sull'analisi del rischio in ottemperanza a quanto definito dal Regolamento 429 del 2016 e dai relativi atti delegati. In particolare, la scelta delle metodiche diagnostiche è stata fatta in relazione al contesto epidemiologico territoriale delle malattie prese in esame ed in riferimento a quanto riportato nel manuale OIE e nei parametri dell'EFSA, in ottemperanza al Regolamento 625 del 2016. Il territorio della Regione Campania è così costituito da zone con diverso stato sanitario per brucellosi e per TBC. Per zona, ai sensi dell'articolo 4,35 del regolamento 429 del 2019, deve intendersi l'area dell'intero territorio di una delle province campane che ospita una sottopopolazione animale caratterizzata da un proprio stato sanitario rispetto ad una o più malattie specifiche. Solo il ricorso ai metodi di contenimento della malattia prescritti dalle normative comunitarie conducono alla concessione e al mantenimento dello status di indenne da malattia. Tutti gli altri metodi che non rientrano in questo elenco possono essere utilizzati solo secondo i dettati dell'OIE, che le assumono solo per la conferma dei casi sospetti, come anche avviene per la brucellina. A tale proposito, la nota di risposta della Commissione europea che è interrogata circa l'apparente esclusione dell'uso della brucellina nei capi bufalini e bovini dal vigente regolamento 689 del 2020 ha chiarito che l'uso non è escluso ma non è riportato nella sezione citata in quanto, vista la sua scarsa sensibilità, non si può utilizzare come test individuale. Il ruolo della brucellina nella diagnostica della brucellosi rimane quello che aveva nella precedente direttiva 64-432, ovvero strumento di conferma e supporto per la interpretazione dei test sierologici quando si ipotizzi una reazione sierologica falsa. Nel caso dell'infezione da Brucella abortus, Brucella melitensis e Brucella suis, i metodi diagnostici riconosciuti per la concessione e il mantenimento dello status di aree indenni da malattia sono indicati dalle normative comunitarie a cui la Regione si è conformata. Tutti gli altri metodi, esclusi dalla predetta classificazione, possono essere utilizzati soltanto per la conferma dei casi sospetti secondo i dettati dell'OIE. Sono poste a disposizione del consigliere accorrito e a sostegno della ricostruzione operata le relative
relazioni di verifica richieste dal Consiglio di Stato in occasione di più ricorsi ed effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità a riguardo della brucellosi e della tubercolosi. C'è un fascicoletto che poi consegno al consigliere. Il consigliere poi prosegue chiedendo perché non viene attivato un sistema di autocontrollo vero affidato agli allevatori e perché non viene consentito l'instaurarsi di un contraddittorio sulla verifica della correttezza degli esami diagnostici, concludendo poi con una richiesta di nomina di un commissario ad acta, ritenendo fallimentari i risultati finora raggiunti dalla istituita task force nella lotta alla brucellosi. Sono i punti 4, 5 e 7 del question time. In merito all'autocontrollo, adesso grande rilievo è dato nel nuovo piano. Le aziende infatti possono adottare piani di verifica in autocontrollo avvalendosi del veterinario aziendale. Le azioni di autocontrollo riguardano i controlli batteriologici o molecolari su aborti e locazioni, controlli batteriologici o molecolari su tamponi vaginali da eseguire sulle bufale entro 30 giorni dal parto aborto e sul latte, controlli sierologici sul latte e l'isalatte anche su singoli capi. La volontà di avvalersi dell'autocontrollo per lo svolgimento del piano viene comunicato alle ASL territorialmente competenti che registrano lo stabilimento del veterinario in apposito elenco nel sistema informativo nazionale SANAN. È in capo al detentore e al veterinario aziendale l'obbligo di notificare qualsiasi sospetto di presenza di malattia infettiva, ivi compreso il rilievo di aborti. I campioni vanno trasmessi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il quale comunica al veterinario e alla ASL i risultati delle analisi. In caso di positività alle analisi di autocontrollo, i cui costi sono a carico dell'allevatore, esclusi quelli relativi alla consegna di matrici da aborti locazioni, l'ASL attiva il controllo ufficiale. Riguardo poi la presenza di propri incaricati o il diritto alla controperizia sulle diagnosi effettuate, il Ministero della Salute, in riscontro a specifico quesito posto dalla Regione Campania, ha chiarito: il regolamento europeo 625 del 2017 relativo ai controlli e alle altre attività ufficiali lungo la filiera agroalimentare che si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, all'articolo 2, paragrafo 2, definisce le altre attività ufficiali come attività diverse da controlli ufficiali che sono effettuate dalle autorità competenti, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali o di organismi nocivi per le piante e a eradicare tali malattie animali o di organismi nocivi, a rilasciare autorizzazione o approvazione e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali. Per le altre attività ufficiali non è riconosciuto il diritto alla controperizia. Pertanto, poiché l'attività diagnostica eseguita dalla Regione è da rinvenirsi fra le altre attività ufficiali, ai sensi dell'articolo 35 del richiamato regolamento europeo, riguarda adesso il diritto alla controperizia, non trova riconoscimento. Conclusivamente è da evidenziare infine che il mandato della task force di cui si sindaca l'operato si è concluso il 21 luglio 2021, come prescritto dalla delibera di giunta regionale 337 del 2020. Qui c'è il fascicolo a disposizione se il consigliere ritiene di... Prego, consigliere Grimaldi. Presidente, è come essere soddisfatti dall'eloquio dell'assessore, insomma, dai tanti numeri messi a disposizione, dai tanti punti trattati, dalle risposte, diciamo, ai tanti punti. Questo sicuramente ci soddisfa, ma non ci soddisfa il merito. Quando l'assessore ci dice che in qualche modo è l'Unione Europea che prevede che siano messe in campo le stesse identiche iniziative che sono state messe in campo negli ultimi anni. Lo stesso assessore in un passaggio ricorda che la risposta è la stessa che ci ha dato 18 mesi fa ad un'interrogazione che aveva il tenore simile, parlava più o meno, aveva gli stessi contenuti, ma è chiaro che se un problema che si trascina da anni viene affrontato sempre in una maniera sbagliata e non viene risolto quel problema, è chiaro che staremo anche nei prossimi 18 mesi probabilmente a porre lo stesso quesito e sperando di non avere le stesse risposte. Sono stati abbattuti 100.000 capi sani, questo non lo dice più Massimo Grimaldi, viva Dio,
con le varie interrogazioni, ma lo dicono i dati ufficiali pubblicati dall'ASL di Caserta e dall'Istituto Zooprofilattico di Stato. Tant'è vero che l'abbattimento di questi 100.000 capisani, che significa l'abbattimento di 100.000 capisani, assessore? Significa che quei capi erano stati ritenuti con gli stessi sistemi di controllo che voi oggi mettete nel piano, intendete di nuovo adottare, dite che sono gli stessi, non possono cambiare, cioè con quel kit diagnostico sono stati individuati dei capi positivi che poi sono risultati falsi positivi perché sono stati abbattuti che erano sani, però l'hanno scoperto dopo che erano sani, perché dopo la macellazione, facendo il controllo sugli organi, si è scoperto che non c'era la presenza di brucella, pur nonostante i kit diagnostici avevano previsto invece che quei capi fossero sani e quindi andavano abbattuti. 100.000 capi sani, finalmente oggi abbiamo un dato, che è un dato sconcertante, 100.000 capi sani solo in provincia di Caserta. Voi oggi che fate? Anziché prevedere un sistema di autocontrollo che prevede il contraddittorio, che cosa significa il contraddittorio? Visto che voi usate gli stessi kit diagnostici, la stessa strumentazione, visto che voi non cambiate nulla rispetto a i sistemi che oggi e gli strumenti che oggi hanno portato all'abbattimento di quei 100.000 capi, si sono dichiarati inadeguati, fallimentari. Se sono quei 100.000 capi erano sani e sono stati abbattuti, vuol dire che gli strumenti di controllo che sono stati messi in campo fino ad oggi non sono efficaci, non sono buoni, vanno cambiati. E voi che fate? Anziché di cambiarli, continuate su quella stessa linea, su quella stessa stregua. Cioè dite no, vanno bene. Quindi se si abbattono altri 100.000 capi, semmai siano rimasti ancora 100.000 capi di bufala mediterranea in provincia di Caserta, semmai ancora ci fosse un dato così enorme rispetto in vita rispetto a quelli abbattuti indiscriminatamente, voi che fate? Sostenete la stessa linea. Il contraddittorio, caro assessore. Se il kit diagnostico prevede che viene adottato che lo stesso, l'interferone, sempre gli stessi kit, le stesse identiche procedure di isolamento e abbattimento dei casi sospetti, diamo la possibilità agli allevatori di fare il contraddittorio, cioè di andare presso un laboratorio che individua stesso la regione, non vogliono individuarlo gli allevatori, ma addirittura anche a spese degli allevatori, se fosse addirittura dovessimo arrivare ad un ragionamento del genere, che possano dirci se quei dati verificati dai kit diagnostici che fino ad oggi hanno verificato casi falsi positivi sono veramente falsi positivi o sono negativi, perché il negativo non lo possiamo scoprire dopo che l'abbiamo abbattuto, lì abbiamo fatto il danno enorme. Questo è quello che chiediamo e non capiamo come è possibile che la regione possa proseguire sulla stessa e identica linea che si è rivelata una linea fallimentare e omicida. Fallimentare ed omicida, perché sono stati abbattuti capi che erano sani. Grazie. Grazie Grimaldi. Se l'assessore vuole replicare, per carità, dato che è un argomento che è sempre all'ordine del giorno, sarei grato anch'io di capire qualche cosa in più. Solo una precisazione, grazie Presidente. Prego, prego. Vorrei invitare il consigliere solo a leggere le carte che gli consegno, perché tra le carte, a parte che ci sono due pareri dell'Istituto Superiore di Sanità su come si comporta la Regione e sulla direzione centrale del Ministero, c'è anche una relazione che abbiamo fatto al Consiglio di Stato, perché ci sono state varie cause, che ci hanno dato ragione su tutta la linea per come ci muoviamo, perché ci sono obblighi europei ai quali non possiamo derogare. Questo voglio dire. Grazie. Passiamo all'interrogazione. Registro generale 124/2, a firma del consigliere Iovino, situazione relativa agli ex dipendenti della Meril Bulloni di Castellammare di Stabia. Prego Iovino. Grazie Presidente, innanzitutto più volte mi sono confrontato, devo dire la verità, la disponibilità dell'assessore, anche non in mezzo diciamo di interrogazione ma anche verbalmente, quindi sono sicuro di avere, come dire, una totale comprensione degli argomenti, ma soprattutto una totale, come dire, partecipazione. Il sottoscritto consigliere regionale Francesco Iovino, lo scorso gennaio, per la storica proprietà dello stabilimento di Castellammare, ha decretato la cessazione della produzione della fabbrica Meridional Bulloni della comunità stabiese, annunciando la volontà di cessare definitivamente l'attività dello stabilimento, imponendo ai circa 80 dipendenti impegnati sul sito di trasferimento a Torino, in un'alternativa
solo ed esclusivamente un eventuale licenziamento. Durante un tavolo tecnico convocato dal MISE si era fatta strada la possibilità di assunzione da gran parte degli ex dipendenti di McDonald's Bulloni da parte delle aziende SBE dell'imprenditore Alessandro Vescovini. La proposta dell'azienda prevedeva il riassorbimento del personale che dopo un periodo di formazione presso lo stabilimento dell'azienda stessa in località Monfalcone sarebbe dovuto rientrare in territorio stabese in comune limitrofe ove il gruppo Vescovini aveva garantito il rientro della produzione di Billoni previa individuazione di un fabbricato in zona ZES e con richiesta di accesso alle misure di credito d'imposta. Considerato che ad oggi tale impegno non è stato rispettato, difatti di 55 dipendenti collocati momentaneamente presso il sito di Monfalcone, risulta solo che 21 ad oggi continuano ad essere coinvolti nel programma di formazione, mentre i restanti sono stati licenziati dalla nuova azienda o costretti a lasciare il posto di lavoro, in quanto l'azienda facente capo al gruppo Vescovini ha progressivamente disconosciuto ai lavoratori una serie di garanzie economiche, tra cui il supporto alle spese di vitto e alloggio. Inoltre il fabbricato individuato per la delocalizzazione della fabbrica pare trovarsi in Acerre e non in area Sabese o Limitrofe, contrariamente agli accordi originariamente intrapresi. Considerato altresì che in data 20 gennaio hanno convocato un incontro urgente con la Regione Campania e con l'assessorato alle attività produttive per risolvere la situazione dei dipendenti, chiedendo chiarezza sul futuro occupazionale dei dipendenti e degli ex dello stabilimento Stabisi ed in particolare l'inserimento di un vincolo contrattuale del nuovo piano industriale comunale alla luce del protocollo d'intesa siglato al Comune di Castellammare che dia loro precedenza in caso di nuove opportunità lavorative e produttive che dovessero presentarsi sul territorio comunale in forza di procedure appalti per concorsi e per percorsi di riqualificazione professionale. Visto che la Regione Campania, riconoscendo il valore del sito e condividendo le preoccupazioni, aveva sin da subito manifestato la sua disponibilità nell'affrontare tale problematica per la salvaguardia occupazionale di oltre 60 famiglie, in quanto gli è venuto a mancare il lavoro. Tutto ciò premesso, interroga l'assessore alle attività produttive al fine di conoscere quale misura e quale politica di intervento intende adottare per evitare la delocalizzazione della fabbrica ed al contempo salvaguardare le garanzie occupazionali dei dipendenti e delle famiglie coinvolte. Grazie. Prego, assessore Marchiello. Grazie, Presidente. Allora, in merito al quesito formulato, le mie direzioni, perché sono assessore al ramo, hanno formulato questa risposta che leggiamo e poi semmai possiamo anche commentare perché la seguo io direttamente la vertenza. A seguito dell'annunciata chiusura delle attività da parte della proprietà della Merit Bulloni, che vi ricordo l'altro anno prima di Natale chiusero e dopo Natale queste persone si trovarono praticamente licenziate, l'assessorato ha avviato da subito incontri preliminari con le rappresentanze dei lavoratori al fine di comprendere i possibili sviluppi della vertenza. Successivamente è stata inoltrata una richiesta di convocazione urgente di un tavolo presso il MISE con la presenza tra gli altri della proprietà, parliamo del gruppo Fontana. Agli incontri presieduti dalla vice ministra Todde sono state sondate tutte le possibili soluzioni per scongiurare la chiusura dello stabilimento, analizzando le ragioni esposte dall'azienda sulla necessità per il proprio gruppo industriale di una fusione per incorporazione con altra azienda localizzata a Torino. L'azienda in tale sede ha spiegato i motivi di una scelta considerata necessaria per ragioni di efficientamento produttivo, indispensabile per fronteggiare la concorrenza, anche se dolorosa e penalizzante, per gli 81 lavoratori, cui però veniva offerto un trasferimento accompagnato con aiuti economici, alloggio per 24 mesi, indennità forfettaria di 10.000 euro e possibilità di contratto di lavoro per i familiari di 6 mesi. Per chi avesse deciso il trasferimento e 9 mesi invece di mensilità per chi rifiutava, ma rinunciando al contenzioso. Nel corso dell'incontro l'azienda ha dato la propria disponibilità a prolungare il termine per la cessazione dell'attività di altri 2 mesi.
A fronte del giudizio negativo delle organizzazioni sindacali e della richiesta di revocare la decisione di chiusura, la Regione ha stigmatizzato l'insufficienza delle motivazioni industriali esposte dall'azienda e quindi dal gruppo Fontana e ha espresso preoccupazione per la chiusura di uno stabilimento su un territorio già duramente provato da un processo lungo di deindustrializzazione. I ministeri presenti, sia Lavoro che Mise, in sinergia con la Regione, hanno illustrato le misure possibili per supportare vari scenari alternativi all'attuale condizione creata dalle scelte aziendali, chiusura e trasferimento dei lavoratori, e hanno chiesto formalmente all'azienda la disponibilità di un percorso innanzitutto di salvaguardia delle garanzie occupazionali. A questa richiesta l'azienda, dopo aver riaffermato la volontà di lasciare il sito in tempi brevi, si è però dichiarata disponibile. La vertenza ha poi registrato sviluppi noti, poiché a tutti i lavoratori è stata garantita una continuità occupazionale o presso il gruppo Fontana o in una nuova compagine societaria dell'imprenditore Vescovini, con trasferimento delle maestranze da Castellammare a Monfalcone per un periodo di circa un anno, necessario per la riqualificazione e la ricerca di un nuovo sito nell'area dove implementare una nuova produzione e riportare stabilmente i lavoratori in Campania. In questi mesi il supporto fornito dalla Regione all'azienda per la ricerca di un nuovo sito, come più diffusamente poi si dirà, è stato concreto ed efficace, come riconosciuto anche pubblicamente dall'impresa, ed ha al riguardo anche con il contributo dell'ASI individuato siti localizzati nell'area, in particolare di Torre Annunziata, che poi non si sono resi più disponibili dalla proprietà di questo sito. Successivamente lo stesso imprenditore Vescovini ha annunciato la individuazione di un sito ad Acerra maggiormente rispondente alle proprie esigenze produttive, nel frattempo mutate a seguito di una nuova grande commessa con un'esigenza di spazi maggiori. Tale sito è attualmente in allestimento ed ospiterà, per volontà dell'azienda, anche i lavoratori in forza dello stabilimento di Monfalcone, essendo peraltro preoccupazione della Regione vigilare sulle condizioni generali di assunzione. Segnatamente alle specifiche competenze concernenti le aree di crisi industriale, l'attrazione degli investimenti e la ZES Campania, la Direzione per lo Sviluppo Economico ha precisato che, col supporto dell'assessorato, a seguito delle vicende di cui trattasi, ha immediatamente attivato un percorso di accompagnamento dell'impresa per la ricerca dell'area o di un immobile alternativo all'impianto dismesso, alla luce della volontà del gruppo Fontana, proprietario del vecchio stabilimento, di non alienare il bene e di non cedere il ramo di azienda, e prendendo atto delle intenzioni formalmente manifestate dalla SBEV Arbit S.P.A. Vescovini di costituire la società SDE Sud, con l'obiettivo di assorbire i lavoratori dell'azienda e appunto di localizzare uno stabilimento in Campania per la medesima produzione di Merit Bulloni. A riguardo alla predetta direzione ha aggiunto che per le attività di location scouting ha effettuato la ricognizione delle opportunità localizzate in area ZES finalizzata a sviluppare nuovi investimenti sul territorio regionale, raccogliendo tutte le informazioni presso i referenti territoriali relativi a immobili e lotti disponibili in tutte le aree incluse nella ZES. E inoltre, a valle del percorso, è stato realizzato un sistema informativo territoriale SIT contenente i dati relativi alle disponibilità localizzative delle aree. In tale modo la Direzione è in grado di offrire ogni supporto per la consultazione e di fornire un servizio di accompagnamento alle imprese per facilitare e velocizzare le interlocuzioni con i referenti territoriali. Nel caso di specie, sulla scorta delle caratteristiche tecniche formalizzate dalla SDE Sud, è stata fornita assistenza per la ricerca di un sito idoneo in area ZES in cui realizzare il programma di investimento. La ricerca è stata affiancata anche da specifiche riunioni con i referenti istituzionali, Assessorato e Ministero dello Sviluppo, e i referenti territoriali al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle attività programmate. All'esito delle verifiche e delle successive interlocuzioni con i referenti territoriali degli immobili in possesso delle caratteristiche ricercate, è stato individuato un'area di 30.000 metri quadri nell'ex Montefibre di Acerra, ricadente nell'agglomerato ASI di Acerra nella ZES Campania e facente capo al Consorzio ASI di Napoli. Le informazioni assunte presso il Consorzio attualmente risulta in itinere
il percorso amministrativo con la formale assegnazione del suolo da parte del Consorzio e la sottoscrizione della convenzione preliminare all'acquisto del suolo assegnato, che ha autorizzato la SBEV Arbit S.p.A. ad avviare di concerto con i competenti uffici consortili tutte le attività tecniche di rilievo, frazionamento e caratterizzazione propedeutica, rilascio dell'autorizzazione regionale. L'AWA. Allo stato risulta conclusa la conferenza di servizi con l'approvazione del piano di caratterizzazione integrativo dell'area oggetto dell'investimento e con decreto dirigenziale dell'ASI numero 25 del 24 febbraio, il Consorzio ha rilasciato alla società il prescritto nulla osta al progetto edilizio per la realizzazione del programma opificio industriale in agglomerato ASI di Acerra. L'investimento complessivo dell'intervento ammonta a circa 20 milioni di euro. A questo aggiungo che ho contatti continui con Vescovini, che sarebbe questo imprenditore del nord, che oltre in prima battuta a meravigliarsi per come lavoriamo qui al sud, in seconda battuta non solo ci ha fatto i complimenti, ma è uscito sui giornali e ha detto: se noi ci adeguassimo, noi sul nord, a quello che fanno in Campania, forse miglioreremmo anche noi. Detto questo, per inciso, Vescovini mette 20 milioni di sue, non vuole soldi pubblici, li porta in Campania e farà altre 60 assunzioni. Io penso che, oltre a stare vicino ai lavoratori, che sicuramente hanno diritto alla tranquillità mentale, mio dovere come assessore al lavoro è quello di tutelare il territorio. Cerco di farlo al meglio e credo che in questo caso forse siamo riusciti nel nostro intento. Collega Iovino. Innanzitutto veramente mi complimento con l'assessore, ma non avevo dubbi del lavoro e della solerzia con la quale ha operato e diciamo anche con la responsabilità di chi deve in un certo qual senso rappresentare la Campania, e quando poi la Campania viene in un certo qual senso contemporaneamente equiparata ad una regione del nord, spesso e volentieri qualcuno ci rende, come dire, prova a renderci inferiori. Naturalmente questo ci fa onore il lavoro che ha fatto l'assessore e sono sicuro, lei ha detto due cose belle, una è l'accompagnamento, un'altra è la vigilanza. Allora io che cosa le chiedo? Di accompagnare con la massima celerità con quello che già sta facendo e di vigilare, perché spesso e volentieri vigilerò anch'io, perché poi la responsabilità non è solo di chi compie gli atti, ma anche di vigilare che non si faccia una falsa propaganda, che non si faccia, come dire, una ingiusta proporzione tra l'atto che si è compiuto per la risoluzione del problema e magari il risultato, perché spesso e volentieri noi ci troviamo a confronto tra aspetti sindacali, aspetti dei lavoratori, perché a volte pure la valutazione dell'impatto di un'azienda rispetto alla quale era allocata a Castellammare, ma poi ad Acerra, siamo in Campania, a pochi metri, pochi chilometri, anziché andare a Monfalcone, gli stessi lavoratori, andare ad Acerra non è che cambia niente, quindi non è che è stato un aspetto negativo, magari l'infrastruttura di Acerra, essendo vicino all'interporto, essendo vicino comunque a una zona collegata non solo dalle vie del mare, ma anche dalle vie, diciamo, ferroviarie, sul ferro, questo potrebbe garantire, come dire, organicamente la possibilità di uno sviluppo in un'area che sicuramente può dare delle risposte occupazionali. Quindi vi ringrazio per il lavoro che ha fatto e mi auguro di, come dire, vedere quanto prima realizzata quest'opera. Grazie. Sì. Registro generale 125/2, a firma del collega Gennaro Saiello. Prego, Gennaro Saiello, le do la parola. Sì, Presidente, grazie. Buongiorno, Assessore. L'esigenza di presentare questa interrogazione questa mattina nasce dalle preoccupazioni e dalle legittime aspettative che mi sono state palesate in questi giorni dai diretti interessati. Parliamo dei lavoratori che prestano servizio presso la Regione Campania, presso la Giunta regionale da anni e che nel 2021 hanno preso parte alla procedura selettiva per l'attribuzione di 195 posti. Parliamo di progressione verticale ripartita, diciamo, tra le categorie B, C e D. L'espletamento delle prove sia scritte che orali è avvenuto nell'ottobre del 2021. Sappiamo tutti che nello stesso periodo la Regione Campania ha espletato anche altri concorsi come quelli legati a RIPAM, ai centri per l'impiego, insomma
Però mentre per quelle procedure si è vista anche una fine, quindi l'immissione anche al ruolo delle persone che legittimamente hanno partecipato e hanno superato il concorso, per quanto riguarda invece l'iter in oggetto questa mattina di questa interrogazione, la situazione sembra essersi fermata, almeno per quanto riguarda la categoria D, perché abbiamo la graduatoria pubblicata per i profili B e C, ma manca inspiegabilmente ancora quella legata al profilo dirigenziale, quindi D. Naturalmente queste persone sono preoccupate perché ovviamente non comprendono le motivazioni, ed è per questa ragione che questa mattina mi sono sentito in dovere di portare questa voce in questa assise, insomma, per capire le motivazioni di questo stallo. Prego, Assessore Marchillo. Grazie, Presidente. Allora, il consigliere in particolare fa riferimento quindi alla categoria D. Significa, sono 28 posti, sono 22 posti di funzionario policy regionale, 26 posti di funzionario amministrativo, 36 chiedo scusa, 28 posti per le risorse finanziarie e 7 posti come informatici. Voglio dire, sono laureati, tutti giovani laureati, che daranno nuova linfa alla Regione, per cui sicuramente il lavoro che si sta facendo con attenzione, perché ci sono anche molti ricorsi, porterà i suoi frutti quanto prima. Comunque la Direzione così ci risponde. In via preliminare viene segnalato doverosamente che in esito alla pubblicazione delle 5 graduatorie delle progressioni verticali per l'accesso alle categorie B e C, segnalate dal consigliere, avvenute in data 2 febbraio 2022, 8 febbraio e 10 febbraio, sono pervenute entro il termine di 10 giorni indicato dal punto 4 dei provvedimenti di approvazione delle stesse graduatorie numerose istanze di riesame in autotutela da parte dei candidati, per le quali sono in atto le dovute verifiche istruttorie. Contestualmente risultano altresì in corso gli accertamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di in ordine all'effettivo possesso da parte dei vincitori dei requisiti di ammissione e dei titoli dichiarati nelle domande di partecipazione. Pertanto, solo alla conclusione di questi accertamenti si potrà procedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro con gli aventi diritto. Allo stato attuale sono inoltre in corso di espletamento tutte le attività istruttorie in ordine agli atti trasmessi dalle commissioni esaminatrici incaricate delle progressioni verticali per l'accesso alla richiamata categoria D. Sul punto giova evidenziare che queste istruttorie risultano particolarmente complesse alla luce della presentazione di numerose istanze di revisione del punteggio dei titoli attribuiti ai candidati da parte delle stesse commissioni esaminatrici. Ai sensi dell'articolo 7 dei relativi bandi di concorso, tali istruttorie sono in fase avanzata di svolgimento e si procederà pertanto alla pubblicazione delle graduatorie nel minor tempo possibile. In effetti, qual è il problema? Io lo ricordo, avendo fatto il capo delle risorse umane per tanti anni, quando sono progressioni interne c'è una guerra fratricida, passatemi il termine, perché sono tutte persone di qualità, hanno tutte un titolo professionale e quindi tutte hanno un'esperienza e una qualificazione e quindi tutti vantano la possibilità di essere tra i prescelti. Questo significa che l'amministrazione deve più che mai essere attenta a valutare tutto quello che già visto hanno visto le singole commissioni prima di far uscire le graduatorie. Un lavoro veramente certosino che viene fatto tra l'altro da persone di alto livello, perché hanno collaborato tutti come li conosco, e posso garantire che tempo non se ne perde, questo lo posso dire. Prego per una breve replica. Assessore, io la ringrazio per la risposta, non era un'allusione al che si stesse perdendo tempo, però visto che per gli altri profili B e C, insomma, la situazione si è conclusa nel minor tempo, diciamo, possibile, noi auspico che comunque la tempistica sia in ultimazione, insomma, io seguirò e monitorerò, insomma, la chiusura di questo iter, perché comunque abbiamo delle aspettative legittime da parte di persone che hanno superato comunque un concorso, titolo
sia scritto che orale, quindi ci riaggiorniamo a breve, spero nel minor tempo possibile. Grazie. Grazie. Il collega Borrelli. Registro generale 120/2, contrassegno H, criteri valutativi in caso di deficit non direttamente collegato all'apparato locomotore. Delibera giunta regionale 1167 del 2005. Prego, collega Borrelli. Sì, grazie Presidente. Allora, premesso che nella seduta del question time dell'8 marzo 2019 veniva discusso in Consiglio regionale un'interrogazione di pari oggetto a firma del sottoscritto su proposta dell'Associazione Nazionale Diversamente Abili Anida Onlus. Con tale interrogazione si chiedeva alla Giunta regionale di rivisitare la deliberazione di giunta del numero 1167 del 16 settembre 2005, che individuava i criteri valutativi in caso di deficit non direttamente collegato all'apparato locomotore, nonché se intendesse attivarsi per realizzare una banca data regionale dei contrassegni H, rilasciati dai comuni ai sensi del DPR 495-92. La Giunta regionale forniva in aula la seguente testuale risposta. La Direzione Generale per la Tutela della Salute, il Coordinamento e il Sistema Sanitario Regionale ha comunicato che i competenti uffici avvieranno il procedimento istruttorio finalizzato a formulare una proposta di riforma dei contenuti e delle procedure di cui alla richiamata delibera 1167 del 2005, quindi il contrassegno H da sottoporre alla valutazione della Giunta per la successiva approvazione. Ne consegue quindi che si potrà attivare anche la Banca Regionale dei Contrassegni. A distanza di quasi 3 anni dall'annuncio della Giunta, che ha avuto come risultato le legittime aspettative delle associazioni, non si hanno avuto notizie da parte della Direzione Generale sull'avvio delle procedure di revisione della delibera 1167, né sulla pur annunciata banca dati regionale dei contrassegni. La Direzione Regionale non ha inteso corrispondere alle richieste di informazioni sottoscritto. Parimenti, senza riscontro, risulta l'interrogazione regionale numero 222, depositata il 25 luglio 2022 di pari oggetto. Tanto premesso, il sottoscritto consigliere interroga il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali attività istruttorie abbiano effettuato gli uffici della Direzione Generale Tutela Salute e Coordinamento in riferimento all'annunciata proposta di rivisitazione della delibera di Giunta regionale numero 1167-2005, che individua i criteri valutativi in caso di deficit di ambulatori non direttamente connessi all'apparato locomotore, anche ai fini dell'attivazione della banca dati dei titolari del contrassegno H. Prego, Assessore Marchiello. Grazie, Presidente. Sicuramente la richiesta è legittima e fondata, però mi meraviglio che il consigliere, non so se dimentica che noi abbiamo fatto 2 anni di guerra col Covid, quindi ci sono state emergenze di tutti i tipi e sicuramente niente si trascura, ma voglio dare un attimino di attenzione che ci sono stati problemi di una gravità inusitata che abbiamo affrontato con la Task Force. Comunque, la direzione sanitaria in specie era quella più implicata. Comunque, in merito alle problematiche rappresentate, la Direzione per la Tutela della Salute ha comunicato che con delibera 1167 del 2005 richiamata, denominata criteri valutativi in caso di deficit deambulatori non direttamente legati all'apparato locomotore contrassegno H, sono stati approvati da tutti i referenti ASL delle aree e o dipartimenti di medicina legale i criteri valutativi comuni da adottare ai fini della certificazione medica necessaria per il rilascio del contrassegno H anche per i casi di deficit deambulatoriale non direttamente legati all'apparato locomotore. La deliberazione 1167 ha dato attuazione nell'ambito del servizio sanitario regionale alle diverse norme che nell'ordinamento statale tutelano coloro che versano in una situazione di difficoltà e con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed ha recepito nell'ordinamento regionale quanto chiarito dal Ministero della Sanità con circolare numero 7, protocollo 500.1 del 17 gennaio 72, allorquando ha evidenziato che la funzione della deambulazione, quale complessa attività neuromotoria, va intesa in termini estensivi, e cioè come mancanza di autosufficienza e collegata alla necessità di un accompagnatore.
Ciò premesso, la Direzione Generale avvierà eventualmente il procedimento istruttorio finalizzato a formulare proposta di riforma della richiamata delibera 1167 del 2005 da sottoporre alla valutazione della Giunta per la successiva approvazione solo alla fine della situazione di emergenza al momento in atto. Quindi diciamo, se ne parlerà a breve, credo. Prego Borrelli per una breve replica. Premesso che ovviamente sono perfettamente cosciente del problema del Covid, ma sono perfettamente cosciente del fatto che il question time a cui erano state fatte precedenti note è del 8 marzo 2019, almeno che la direzione sanitaria non avesse la palla di vetro, all'epoca non c'era nessuna emergenza Covid. E onestamente io credo, e torno a ripetere, l'assessore Maschiello nulla c'entra con questo perché è semplicemente il portavoce della Giunta, né tantomeno penso che non ci sia volontà da parte della Giunta. Credo nella nota che ha mandato la Direzione Generale, e lo dico con tutto il rispetto possibile, che per loro il problema dell'handicap non sia una priorità. Tra l'altro voglio far presente una cosa, visto che conosco bene, non sono tante le persone che nel mondo delle amministrazioni e della politica si interessano dei problemi dei portatori di handicap, e sono pochi i cittadini che li rispettano veramente, al punto tale che, se ci fate caso, noi ci troviamo spesso in situazioni in cui gli stalli per i portatori di handicap sono occupati da persone che non hanno diritto, addirittura alcuni li utilizzano abusivamente per fare il carico e scarico merci. Però il paradosso di questa vicenda, e concludo subito, è che chi mi ha chiesto di proporre questa vicenda sono proprio portatori di handicap. Perché? Perché se è giusto che i portatori di handicap veri abbiano la piena solidarietà e sostegno da parte della comunità, è allucinante che una parte dei contrassegni H siano dati a, come dire, un po' in modo semplice e troppo largo di mano. Paradossalmente proprio le associazioni ci hanno chiesto di stringere, perché in troppi casi si è riscontrato che gli stalli non sono utilizzati da veri portatori di handicap, anche se hanno il contrassegno. Allora, quello che chiedo all'assessore Marchiello è di stimolare a nome della Giunta quello che è una cosa semplice che viene chiesta qua, cioè di fare una banca dati e di utilizzare un sistema per cui sia semplice anche per le forze dell'ordine colpirli, anche per le ASL colpirli. Concludo dicendo che addirittura abbiamo letto in alcune relazioni delle commissioni antimafia che sono intervenute nei comuni che uno dei sistemi, diciamo, che vengono utilizzati per creare consenso in modo illegale è quello di far avere a chi non ne ha diritto il contrassegno H. Allora, io colgo in positivo tutto quello che è stato detto, conoscendo la capacità e la determinazione dell'assessore Marchiello, gli chiedo di farsi portavoce, perché voglio dire, non voglio trasformarlo né in una polemica né in una contrapposizione, di quello che probabilmente è stato non forse valutato nel modo preciso e sostanziale in cui abbiamo proposto. Grazie. Bene. Sempre un'interrogazione del collega Borrelli, la 126/2. Prego, collega Borrelli. Allora, premesso che è da tempo che familiari di pazienti con problemi psichici dello spettro autistico o di riabilitazione lamentano l'inadeguatezza dei livelli di assistenza erogati dall'ASL Napoli 2 Nord nel comprensorio Flegreo Giulianese. Sin dal marzo del 2021 si sono registrate sensibili riduzioni a causa dello scadere dell'appalto dei servizi assistenziali per la gestione della residenzialità e semiperesidenzialità psichiatrica affidati al Centro di Fisioterapia Serapide S.p.A. e gestiti attraverso le strutture Osiride, Iside e Dedalo. In particolare si registrava la riduzione del servizio alla sola esecuzione di prestazioni residenziali, con esclusione di quelle semiresidenziali, nonché la limitazione ad un numero di pazienti inferiore rispetto a quelli contrattualmente previsti. Nel novembre 2021 chiudevano i centri Osiride, Iside e Dedalo, che avevano in carica 142 utenti, di cui 56 residenziali e 80 semiresidenziali, utenti che si sono visti interrompere il loro percorso terapeutico
nonché la limitazione al numero di pazienti inferiori rispetto a quelli contrattualmente previsti. Nel novembre 2021 chiudevano i centri Osiride, Iside e Dedalo, che avevano in carico 142 utenti, di cui 56 residenziali e 80 semiresidenziali, utenti che si sono visti interrompere il loro percorso terapeutico o sono stati dirottati in altre strutture a chilometri di distanza. Uno dei centri dove sono stati indirizzati molti pazienti è quello di Mugnano, dove però si annuncia una riduzione del personale al decorrere del 31 marzo prossimo, con prevedibili conseguenze sui livelli di assistenza. Nel contempo, lo scorso febbraio, i sindacati protestavano pubblicamente a difesa dei 41 operatori contro le procedure di licenziamento, apro e chiudo parentesi, ovviamente non realizzate dall'ASL, ma dal centro centro assistenziale che li ospitava, cioè Serapide. È in corsa la gara bandita nel maggio 2021 per l'affidamento triennale dei servizi assistenziali per la gestione della residenzialità e semiresidenzialità psichiatrica per l'ASL Napoli 2 Nord. Tanto premesso, il sottoscritto consiglio interroga il Presidente della Giunta regionale per conoscere, nelle more dell'espletamento della nuova gara, quali provvedimenti intende adottare l'ASL Napoli 2 Nord per assicurare gli adeguati livelli di assistenza per gli utenti già in carico ai centri Osiride, Iside e Dedalo, afferenti al centro di fisiocinesiterapia Serapide S.p.A. e quali provvedimenti intende adottare per garantire i livelli occupazionali e scongiurare il licenziamento di 41 operatori dei suddetti centri. Prego, collega Marchetti. Grazie, Presidente. Allora, in merito alle problematiche sollevate, il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Napoli 2 Nord ha rappresentato quanto segue. Da tempo il Dipartimento di Salute Mentale ha deciso di rimodulare l'attività di riabilitativa, modificando alcuni aspetti critici, non ultimo la cronicizzazione di tale modalità con percorsi bloccati. La modalità riabilitativa attualmente attivata prevede il rafforzamento delle capacità relazionali e sociali con il successivo inserimento riabilitativo in casa, alloggio e gruppi appartamento. A tale fine sono state attivate procedure di welfare di comunità con la implementazione di progetti di inserimento sociale e lavorativo e con l'utilizzazione dello strumento del budget di salute. Il welfare di comunità non può prescindere dall'attiva partecipazione degli enti locali, che è da auspicare con forza. Nell'ambito di una riorganizzazione delle strutture residenziali e semiresidenziali presenti sul territorio, volta ad individuare percorsi appropriati di cura, il Dipartimento ha proceduto alle rivalutazioni di ogni progetto di assistenza agli ospiti inseriti nella residenzialità e semiresidenzialità dei centri Osiride, Dedalo ed Iside e del centro Serapide S.p.A. Tali rivalutazioni sono iniziate circa 3 anni or sono e terminate lo scorso 30 novembre 2021. A seguito della rivalutazione dei singoli progetti terapeutico-riabilitativi individuali per ogni utente, è stato elaborato un progetto terapeutico-riabilitativo territoriale che ha tenuto conto dei bisogni specifici orientati alla realizzazione di autonomie e ad un fattivo reinserimento sociale e lavorativo, non tralasciando o trascurando alcun bisogno psichiatrico o di salute mentale, sia dell'assistito in carico, sia dei suoi familiari. A tale proposito si ritiene necessario sottolineare che nel processo di rivalutazione dei piani territoriali residenziali individuali, nonostante siano state rilevate numerose criticità, le stesse sono state gestite ed indirizzate a tutela della salute della persona affetta da patologia psichiatrica e dalla sua presa in carico. Ogni progettualità di cura ha seguito l'appartenenza e la prossimità territoriale. Nello specifico, in merito agli utenti, 50 utenti residenziali che seguivano il progetto territoriale residenziale individuale nella residenzialità, il SIR dei centri Osiride, Dedalo ed Iside, bisognevoli ancora di un percorso terapeutico riabilitativo, 9 utenti sono assistiti presso la SIR Casa Impresa Benessere di Arzano, 4 utenti presso la SIR Kairos di Casoria, 11 presso la SIR Horus di Pozzuoli, 3 presso la SIR Telemaco di Mugnano e un utente presso la SIR Maria Santissima dell'Arco di Giuliano. Gli utenti che seguivano progettualità individuali nella semiresidenzialità dei centri diurni Osiride, Dedalo ed Iside, pari a 60 utenti semiresidenziali
che necessitano ancora di un percorso terapeutico riabilitativo individualizzato e a priorità sanitaria, sono assistiti con progetti mirati al reinserimento sociale e lavorativo presso il centro diurno Sergio Piro di Sant'Antimo, 11 utenti, presso il centro diurno della UOCSM di Pozzuoli, 13 utenti, e presso il centro diurno Agorà di Casoria, 7 utenti. Ogni progettualità di cura ha seguito l'appartenenza e la prossimità territoriale mediante la presa in carico dell'unità operativa complessa di salute mentale, UOCMS, CMSM, così, di competenza territoriale assicurata in ogni fase del processo della cura, sia in residenzialità che in semi-residenzialità, per l'area flegrea dell'unità di Pozzuoli e per l'area giulianese dell'unità di Giugliano. Inoltre, il processo di rivalutazione dei piani terapeutici ha fatto emergere numerose criticità. Uno, la eccessiva durata del piano individuale e quindi della progettualità di cura e del percorso sanitario, sia in percorso di residenzialità che in percorso di semiresidenzialità, con una durata media superiore ai 10 anni in luogo dei 36 mesi quale durata massima del progetto individuato dalla legge. Due, presenza di utenti di altra cittadinanza senza permesso di soggiorno né di residenza da oltre 2 anni. Tre, utenti con età maggiore a 65 anni con patologie organiche significative che necessitavano invece di percorsi appropriati in residenze sanitarie assistite. Quattro, utenti con età sempre superiore a 65 anni, in buono stato di salute e con disponibilità economica per una casa albergo per anziani che persistevano in percorsi SIR non appropriati da oltre 5 anni. Cinque, utenti affetti da prevalente disabilità intellettiva che necessitavano di appropriati percorsi sociosanitari distrettuali. Sei, utenti con residenza anagrafica nella struttura sanitaria o con residenza d'origine familiare nella città di Napoli e trasferita sul territorio flegreo giugianese presso abitazioni che allo Stato, su verifica da parte dell'area sociale del comune di competenza, sono risultate fittizie. Sono denunce abbastanza significative. Tutte queste criticità sono state gestite e prese in carico mediante percorsi e progettualità integrate con il territorio di appartenenza. I restanti utenti in regime di semiresidenzialità che non necessitavano di percorsi a priorità sanitaria ma socioassistenziale sono stati indirizzati a percorsi terapeutico-riabilitativi individuali sostenuti dal budget di salute con obiettivi specifici per l'area formazione-lavoro e borsa-lavoro. Gli utenti provenienti da ripetuti percorsi in semiresidenzialità presso gli stessi centri Osiride, Dedalo, Iside, con prevalenza di disabilità altra e o assoluti bisogni sociali, sono stati poi indirizzati presso strutture per disabilità intellettiva o agenzie istituzionali territoriali di competenza. Il Dipartimento di Salute Mentale della AS Napoli 2 Nord ribadisce pertanto che non vi è stata alcuna soluzione di continuità nell'assistenza e nell'attuazione della progettualità terapeutica e riabilitativa individuali sia riguardo ai percorsi residenziali SIR sia riguardo i percorsi semiresidenziali CD presso i centri Osiride, Dedalo ed Iside e che gli attuali progetti rifinalizzati assicurano la presa in carico territoriale e di concerto con le altre agenzie territoriali sono rivolti ad attuare percorsi socioassistenziali e sociali per conseguire un reale reinserimento sociale e lavorativo della persona affetta da patologia psichiatrica nel comprensorio flegreo giulianese. Sulla circostanza segnalata dal consigliere interrogante, secondo cui molti pazienti sono stati indirizzati al centro di Mugnano, il Dipartimento precisa che solamente 3 utenti su un totale di 50 utenti che erano residenti presso i centri Osiride, Dedalo ed Iside stanno proseguendo il piano individuale con obiettivi a breve termine presso la SIR Telemaco di Mugnano. Infine, relativamente al quesito sulla garanzia dei livelli occupazionali, la Direzione Generale dell'AS Napoli 2 Nord precisa che per quanto riguarda le difficoltà dei lavoratori delle strutture gestite dalla società Serabile S.p.A., nonché dalle difficoltà dei dipendenti delle altre società che versano anch'essi in regime di proroga, l'unica modalità di protezione di tali maestranze che l'azienda può contribuire ad esercitare è la cosiddetta clausola sociale,
che comunque può essere esercitata sola dalla società aggiudicatrice della gara d'appalto in itinere e non garantita dalla ASL. La direzione vuole ricordare che l'azienda non può oggettivamente essere coinvolta in vertenze dei lavoratori ed una società privata, pena commistioni non lecite. Rammenta inoltre che la gara di appalto in itinere non può prescindere dalle normative nazionali e regionali che disciplinano questa modalità assistenziale, anche se ciò comporta purtroppo la rimodellazione e la rimodulazione degli organici. Prego Borrelli. Voglio ringraziare l'assessore, ovviamente la direzione dell'AS Napoli 2, perché è entrata nel merito, ha dato spiegazioni chiare e precise e riscontrabili, e questo permette a tutti quanti di fermare il vortice di informazioni, anche in molti casi che risultano smentite dalla relazione, che stavano circolando nelle ultime settimane. Quindi prendendo per buona quella che è stata la relazione, ringrazio l'assessore e quindi la giunta e la direzione dell'AS per averci fornito queste notizie precise, sperando, mi permetterete sull'ultimo inciso, che si riesca a fare tutto il possibile per evitare ovviamente che questi lavoratori, che comunque hanno raggiunto un livello di professionalità molto alto, siano in qualche modo, ci sia un modo per impedire che vengano licenziati, che non ci siano commissioni neanche pressioni indebite da parte del privato per tentare di accelerare iter che sono previsti per legge, dall'altra parte di andare fino in fondo nel momento in cui ci sono delle situazioni di carattere fittizio truffaldino, perché chi lucra su malattie di questo tipo merita di avere condanne pesantissime. Grazie. Buongiorno a tutti, la seduta è tolta.